Corridoio eclissi, le eclissi. Parleremo in questo video espressamente delle eclissi, ma innanzitutto buon anno nuovo, perché questo è il vero capodanno, poiché il vero anno astrologico inizia il 21 di marzo, dopo l'equinozio di primavera che è stato appunto ieri 20 marzo, poiché ieri era l'ultimo giorno dell'anno o l'inizio dell'anno nuovo. Poiché il Sole va verso, transita verso l'infuocato Ariete e ricomincia un ciclo. Quindi un ciclo si è definitivamente chiuso. Con il calendario gregoriano, voi lo sapete bene, ci hanno ingannato. Il calendario gregoriano è un'invenzione degli uomini. Il 20 marzo inizia l'anno nuovo, l'anno astrologico, l'anno solare, il nuovo ciclo. Quindi il 2024 è iniziato ufficialmente oggi. Proprio così. I cicli astrologici sono calendario lunare, scandiscono i ritmi della natura del cosmo. E l'inizio dell'anno è proprio il momento in cui il Sole, che rappresenta la nostra coscienza, entra nel segno dell'Ariete. E questo avviene il 20 marzo. Ecco perché seguire i cicli della natura è più che mai importante. Ecco perché ci hanno ingannato. È deviato anche con l'ora legale, l'ora solare, ma questa è un'altra storia. Ci hanno allontanato dai cicli naturali che la natura scandisce con infinito, sconfinato amore. Ora parleremo però delle eclissi, perché siamo entrati nel corridoio delle eclissi. Proprio così, le eclissi sono veri e propri portali che si aprono in un momento preciso quando avviene l'eclissi, ma inizia ad aprirsi il portale 3 giorni prima e 3 giorni dopo, quindi una settimana intera, 7 giorni rappresentano il portale dell'eclissi. Dunque siamo già dentro al portale dell'eclissi del 24-25 marzo 2024, un'eclissi penombrale di luna, un'eclissi che avviene in luna piena in bilancia e avverrà la notte tra il 24 e il 25 marzo. Poi ne parleremo molto meglio nel dettaglio. Ma è la prima di questo grande corridoio di eclissi che porterà grande cambiamento ed è un momento estremamente importante, un momento di transizione epocale e questo non lo dobbiamo dimenticare perché questa nuova era che sta nascendo vedrà grandi rivoluzioni, grandi trasformazioni su tutta l'umanità. Le eclissi hanno un impatto globale, un impatto collettivo e anche un impatto individuale. Vedremo anche quali sono gli aspetti individuali per ciascuno di noi. È chiaro però che nel corridoio di queste eclissi la Terra riceverà uno shock. Potrebbe essere un terremoto, potrebbe essere un cambiamento socio-politico, fisico, ma sicuramente la Terra non rimane indifferente a tale potenza, perché avremo un'eclissi dopo l'altra, ma quella che più sarà l'eclissi coinvolgente e sconvolgente al tempo stesso è quella dell'8 aprile alle 18:18. Nulla è per caso, neanche i numeri sono casuali, 8:48 alle 18:18, perché è un'eclissi totale di sole, l'eclissi di cui si parla in tutte le profezie, comprese quelle di Nostradamus. Questo non per spaventarvi, è un'eclissi alla quale dobbiamo prestare la giusta, consapevole attenzione, prepararci per restare in piedi quando soffia il vento del cambiamento, e questo ve l'ho detto più volte. Ma poi avremo ancora un'altra eclissi il 17-18 settembre, eclissi parziale di luna, e il 2 ottobre un'altra eclissi di sole, questa volta l'anello di fuoco, l'eclissi anulare di sole. Ma di queste due ultime eclissi d'autunno ne parleremo più avanti. Comunque vedete, ci sono quattro eclissi, una dietro l'altra, in un corridoio di eclissi, di portali che si aprono e si chiudono uno dopo l'altro. Quindi non c'è respiro, non c'è tempo di tirare il fiato. A livello fisico potremmo avere del dolore fisico ed emotivo, un tumulto energetico, le emozioni amplificate, perché è questo che fanno le eclissi in generale. Essendo dei veri e propri portali, sono porte che si chiudono e porte che si aprono, sia a livello collettivo sia a livello individuale. Siamo entrati definitivamente nella stagione delle eclissi, in questo corridoio. Immaginate questo corridoio con tutte queste porte, che durerà fino ad ottobre 2024.
quando accadranno delle cose, ma ne parleremo più avanti. Ma in effetti a livello energetico le eclissi durano per periodi di almeno 2 mesi. Ecco perché non potremo tirare il fiato, perché l'energia di ogni singola eclissi dura almeno 2 mesi, ma subito dopo ce n'è un'altra. Durante le eclissi possono accadere varie cose, o veri e propri miracoli, o potenti sconvolgimenti. In ogni caso, le eclissi sono veri e propri strumenti di evoluzione per portare rinnovamento o cambiamento. Insomma, le eclissi sono dei portali nella nostra evoluzione e nulla è casuale nell'universo. L'eclissi del 24 marzo di Luna in Bilancia riguarda le nostre relazioni. Molte si chiuderanno, altre rinasceranno a nuova vita. Poiché si chiude un ciclo, vi ho parlato del calendario gregoriano, vi ho parlato del calendario astrologico, si è chiuso il ciclo con i pesci, si apre il nuovo ciclo con l'ariete, questa luna casca a fagiolo e quindi chiuderà delle vecchie relazioni facendo pulizia nelle amicizie, nelle coppie, soprattutto nei rapporti tossici, aprendoci al nuovo, a nuove amicizie e a nuovi amori. Durante le eclissi potremmo sentirci molto impulsivi, coraggiosi, avere una spinta propulsiva in più, sia che si tratti di chiudere una relazione, sia che si tratti di rinnovarla e darle un'altra chance. Ma tutto questo avverrà molto velocemente, non avremo neanche il tempo di riflettere, perché questa eclissi viene a fare pulizia, a spazzare via il vecchio. Quindi preparatevi, perché alcune persone si allontaneranno senza confronti o discussioni, semplicemente si eclisseranno, appunto. Il termine non è casuale. Senza spiegazione si eclisseranno. Questo permetterà di sganciarci dal passato e progredire senza paura o resistenze o attaccamenti limitanti. Quindi benedite una relazione se finisce, un'amicizia se finisce, dei rapporti se finiscono, perché questo ci fa evolvere nel non attaccamento, nella resistenza che a volte facciamo alla nostra evoluzione. Un grande maestro in un film che amo tanto, Star Wars, diceva: esercitati a distaccarti da ciò che temi di perdere. Ed è proprio così, perché quando temiamo di perdere qualcuno o qualcosa, creiamo un'energia di attaccamento che ci imprigiona, ci mette in gabbia, ci mette le catene e non ci consente di evolvere. Quando dei rapporti karmici sono finiti, hanno assolto il loro compito, ciascuno deve andare per la propria strada, ma a volte noi non lo accettiamo perché ci impuntiamo nell'attaccamento e quello non è amore incondizionato. Dovremmo benedire il nostro passato e proseguire nel nostro futuro. E a questo proposito vi consiglio un cartone animato. Vi ricordate, io sono quella che consiglia i cartoni animati della Walt Disney perché hanno tutte delle notifiche per le nuove generazioni. Questo non è neanche nuovo, è Pocahontas 2, non il primo. Il primo è anche molto importante perché mostra quello che purtroppo l'uomo europeo, l'Occidente, ha fatto agli indiani d'America. Cultura assai importante, andatevi a guardare la profezia Hopi del popolo arcobaleno. Ma il 2, Pocahontas 2, le notifiche li mettono sempre nel secondo film, parla proprio della chiusura delle relazioni e l'inizio di quelle nuove e fa comprendere grandi grandi cose. Vi consiglio di guardarlo in questa nuova ottica dell'eclissi e della pulizia che fa, per comprendere anche se avete attaccamento o meno. Ma ritorniamo al corridoio eclissi. Il corridoio eclissi è già attivo, ma con la luna piena del 25 marzo si enfatizzeranno gli effetti, perché chiudiamo i cicli e ne apriamo degli altri. Queste eclissi ci ricordano che abbiamo un compito da svolgere, una missione. Non ci lasciamo cullare dai dolci flutti delle emozioni questa volta, perché non ne avremo il tempo. L'eclissi più forte sarà quella dell'8 aprile 2024, l'eclissi di sole totale, quella di cui vi ho parlato, già accennato, ma ne parleremo nel dettaglio a suo tempo, perché dobbiamo
prepararci adeguatamente. E farò anche un seminario la prima settimana di aprile per prepararci a queste eclissi, dove parleremo di matrimonio alchemico, di equilibrio tra le energie, e ci prepareremo ad affrontare il buio integrando l'ombra in noi e scegliendo l'equilibrio tra luce e ombra, che è la cosa più importante, che è anche il tema di questo equinozio: l'equilibrio tra luce e ombra, l'equilibrio tra maschile e femminile, l'equilibrio tra bene e male, l'equilibrio tra tutti gli opposti nella dualità. Bene, le eclissi solari e lunari lavorano all'unisono, ma siamo entrati in un'era solare in cui è l'energia del sole a dominare, quindi non dobbiamo più abbandonarci alle dolci emozioni illusorie della luna. Quella energia viene sorpassata dall'energia solare androgena, che ingloba il femminile nella energia magenta di cui vi ho parlato abbondantemente nel soffio di Sofia, ed è quindi sul sole che dobbiamo lavorare, sulla nuova civiltà solare. Il portale dell'eclissi di luna si aprirà il 19 marzo, si è già aperto il 19 marzo, e quindi siamo già dentro questa grande energia di queste eclissi di luna. Che cosa succede nelle eclissi di luna? Lo sappiamo tutti, l'ombra viene fatta dalla terra, la terra si contrappone tra il sole e la luna, la terra fa ombra e il sole non può più illuminare in quel momento lì, in quell'istante lì, la luna, che quindi non splende della luce del sole. E anche su questo dovremmo molto molto riflettere. Che cosa si contrappone tra noi e padre, madre, sole? Che cosa ci oscura e non ci permette di brillare? Comunque, il mantra suggerito per questa stagione delle eclissi, tutte le eclissi fino ad ottobre, è Om Shanti Om, e cantare il mantra Om tutte le volte che è necessario, poiché quello è il suono sacro, il primo suono della creazione, e quel suono creerà una vera e propria rivoluzione. La pietra che vi suggerisco di indossare durante queste eclissi, soprattutto nei giorni chiave, quindi il 24-25 marzo, l'8 aprile, il 17-18 settembre e il 2 ottobre, è la pietra di sole, la Sunstone, che dona vitalità e coraggio nelle eclissi di sole, la Moonstone, che calma, riduce lo stress, equilibra gli ormoni e protegge nelle eclissi di luna. Queste pietre vi consiglio di addossarle entrambe, soprattutto se siete in viaggio, perché vi proteggeranno, pietra di luna e pietra di sole. Gli oli essenziali che vi consiglio durante le eclissi sono quelli degli agrumi: limone, arancio, mandarino, lime, bergamotto. Ma questa volta, per l'eclissi lunare, che è molto femminile, e anche per l'equinozio, anche gli oli essenziali floreali come gelsomino, gardenia, garofano, rosa, eccetera. Per proteggersi dagli influssi negativi dell'eclisse, soprattutto quella di sole, quella totale di sole, perché aprirà uno spettro anche di ombra, e questo ve ne parlerò più avanti, ma per proteggervi lo anticipo già, così ve li procurate, procuratevi oli essenziali di salvia, alloro, lavanda o incenso, perché questi oli essenziali vi proteggeranno durante l'eclissi di sole, quella dell'8 di aprile, ma ne parleremo abbondantemente nel seminario insieme. Oltretutto, i fratelli solari ci hanno donato un codice di protezione per queste eclissi, per tutto il corridoio delle eclissi, per ogni singola eclissi che vi ho citato, ma interesserà soprattutto quella di sole dell'8 aprile. Questo codice di protezione è un codice potente che ci protegge e ci fa entrare nel portale in tutta sicurezza, come se fossimo con l'armatura dorata dei solari. Il codice si pronuncia in questo modo: 3.333x555y999.99. Vi spiegherò in seguito che cosa significa. Torniamo all'eclissi e a quello che sentiremo in questi giorni. Siamo in un momento di profonda trasmutazione e quest'anno 2024 è uno spartiacque incredibile. Ve ne ho parlato abbondantemente, andate a riprendere il video del primo dell'anno 2024, in cui vi parlo di tutto ciò che accadrà nell'anno di Saturno, perché il 2024 è un anno 8, vi parlo del numero 8, ed è un anno cruciale, un anno che ci fa evolvere. Dal 2024 al 2030 invece
è un settenario, non a caso, 7 anni non casualmente, un ciclo intero di salto quantico ascensionale. Quindi questi 7 anni, dal 24 al 30, riguardano l'intera umanità. Essendo veggente, uso questo termine senza ego, ma semplicemente per la visione che mi è stata data in dono, e che prima consideravo una maledizione per le cose che vedevo e non la volevo, la respingevo, ora comprendo che è un dono perché mi consente di aiutare tutte le anime che incontro e di vedere le cose in maniera diversa. La mia visione non va oltre il 2030, ma non vi dirò altro. Torniamo alle eclissi. La prima eclisse di quest'anno, quella nella notte tra il 24 e il 25 marzo, alle 7 del mattino, quando la Terra oscurerà la Luna, in questo caso non totale perché è penombrale, parziale, il Sole smette di illuminare la Luna in un blackout, in quel momento lì. Quando c'è quel momento di blackout, che cosa avviene? Che è anche profetico questo blackout di questa eclisse. Avviene un reset a tutto ciò che siamo, con gli attaccamenti che impediscono di evolvere, con le resistenze che ci impediscono di evolvere, le paure che ci impediscono di evolvere. Chiude un ciclo questa eclissi di luna, in più nella luna piena, e la luna piena è molto potente, questa volta in bilancia, quindi parliamo ancora dell'equilibrio, l'equilibrio dell'equinozio, l'equilibrio di cui abbiamo parlato prima, chiude con le nostre relazioni tossiche o vecchie, vecchi schemi, vecchi modi di agire, vecchi legami. Quindi moriranno delle relazioni, preparatevi, non vi fate cogliere impreparati quando le persone si allontaneranno o semplicemente si chiuderanno delle relazioni inspiegabilmente perché fa parte di questo moto evolutivo. Vuol dire che karmicamente hanno assolto il loro compito, perché abbiamo fatto dei contratti prima di nascere con certe anime, quindi dobbiamo ringraziarle e benedirle, in qualsiasi modo si rompa un determinato rapporto. La coscienza cristica, buddhica, sta scendendo sul pianeta ora più che mai. E nell'eclissi del 25 marzo, in luna piena, quando appunto la Terra impedirà al Sole di illuminare la Luna, dobbiamo riflettere su questo e chiedere la coscienza cristica e chiedere la coscienza buddhica. Perché archetipamente significa che ci sarà una trasmutazione profonda nel buio, come nell'utero materno, dove c'è la vita, non è vuoto, ma è al buio. È al buio che si crea, è nel buio che nasce la vita, è nel buio che è nata la vita primordiale, quando Sofia ha soffiato il primo soffio di alito di vita. È nel buio che il seme germina nel gelido ventre di Madre Terra e nasce la vita, poiché il seme ha già in sé, nel suo DNA, tutta una programmazione di ciò che sarà. E in quel buio Plutone, il dio della morte, benedice questo processo alchemico di morte e rinascita, ma prima che qualcosa rinasca deve morire, come il bruco nel bozzolo o il seme nella terra. E chi ha detto questa frase importante? Se il seme non muore non dà frutto? Il nostro grande maestro, il Cristo. Se prima un seme non muore non dà frutto. Quindi chi si attaccherà alla vita e cercherà di non perderla, la perderà. Ma chi morirà avrà vita nuova. Questo è archetipo, questo è simbolico. Significa che se il bruco non muore a se stesso, non si può trasformare in farfalla. Se il seme non muore nel terreno, non si può trasformare nella pianta e nell'albero che diverrà per dare poi frutto. Quindi è importante per noi morire a noi stessi in questa eclissi. Tagliare legami tossici, dire no quando comprendiamo che è finito. Ed essere giusti. Si salveranno solo le relazioni autentiche, funzionali alla missione. Venere, che è la reggente di questa eclissi di luna, ci spingerà a cercare relazioni nuove, verso il nuovo, verso relazioni nuove che nascono e verso accettare quelle che muoiono. E poi l'equinozio del 20 marzo è l'equinozio tra le polarità, tra il principio maschile e femminile, tra lo yin e lo yang, tra il buio e la luce.
Non c'è più separazione, c'è unità. Ascoltate il messaggio che vi ho diffuso, l'unità sacra, proprio della Madre Sofia, perché vi spiegherà esattamente cosa stiamo vivendo in questo magico e sacro momento. Venere e Marte si sono sposati, si sono uniti in un matrimonio alchemico a febbraio, il 20 febbraio. Con Plutone nel segno dell'acquario, vi ricordate? Andate a vedere il video in cui vi parlo di grazie Plutone. Proprio così si intitola, perché Plutone farà un ruolo determinante quest'anno e non chiederà il permesso a nessuno, non entrerà in punta dei piedi. Ma perché Plutone nel segno dell'acquario? L'acquario, l'uomo cosmico, androgeno che versa l'acqua della conoscenza. Torniamo sempre ai due principi, i due archetipi, maschile e femminile. Il mio proposito con questo video e con i video che faccio in occasione delle lune, delle eclissi, servono a illuminare l'oscurità. È la mia missione portare luce nel buio. Quindi queste eclissi, questo equinozio, ci aiuterà ancora di più ad illuminare l'ombra. E mi propongo di aiutarvi, di aiutarci insieme, poiché siamo un cerchio di luce. Coloro che ascoltano i miei video fanno parte di questo cerchio di luce, di un'umanità in risveglio, di una nuova civiltà solare, che va verso un nuovo mondo solare, perché la Terra diverrà un pianeta sacro. Quindi insieme illumineremo l'ombra e la trasmuteremo. Illuminiamo il buio. Noi siamo emanazione della fonte, siamo luce. È il momento di dimostrarlo. È il momento di dimostrare di essere i guerrieri della luce. È il momento del servizio, di adempiere alla nostra missione, che ci svela che cosa siamo venuti a fare qui su questo pianeta. E la luna che separa definitivamente il grano dalla pula. Questo farà questa eclissi in maniera particolare con questa luna piena. L'ultima battitura, vi ricordate? C'erano i battitori una volta, non c'erano le macchine trebbiatrici e alla fine del raccolto il grano veniva separato prima dalle erbacce, dalla gramigna, ma era semplice quello, poiché differenti. Ma invece la pula, quella più attaccata al grano, quella polverina attaccata al grano, veniva staccata battendo il grano potentemente, c'erano i battitori che battevano il grano. Questa è la stagione in cui siamo entrati. Viene staccata la pula dal grano e la pula sono i nostri rapporti più attaccati, come la pula sul grano, quella polverina, i rapporti più intimi, quelli familiari, quelli d'amore, quelli più, se vogliamo, più tossici. Questa è la prima luna di primavera, in eclissi. Quindi la notte tra il 24 e il 25 marzo alle 7 del mattino, quando la luna sarà piena in bilancia, sarà uno dei momenti più importanti dell'anno. Pensate, gli indiani d'America la chiamavano la luna piena del verme, o della linfa, o la luna piena del risveglio, perché porta il risveglio primaverile, perché il verme, il lombrico, esce dalla terra e incomincia a muoversi. Il verme non è nell'accezione negativa dell'animale strisciante, ma della trasformazione, come il bruco si trasforma in farfalla, come il lombrico esce dalla terra e incomincia ad assaporare i primi raggi del sole che scaldano il terreno. Alle prime luci del mattino il bruco esce, incomincia a muoversi, incomincia a risvegliarsi portando il messaggio che la natura si sta risvegliando dal torpore dell'inverno. E questo avverrà anche a noi, ci stiamo risvegliando dal torpore dall'inverno. Le lepri escono fuori dalle tane, tema dell'equinozio. E questa luna potenziata dalle eclissi porta questo messaggio in maniera ancora più potente. E questa luna è legata al karma, ai rapporti karmici, delle vite passate, dei contratti che abbiamo fatto con le persone che in questa vita abbiamo incontrato, che abbiamo scelto come genitori, come figli. Karma o dharma si risolvono in queste eclissi. Questa eclissi scuoterà l'energia del sottosuolo. Pensate, un'eclissi simile c'è stata ogni 18 anni, nel 2006 e nel 1988, perché tutto è ciclico e tutto si ripete. Ma il messaggio che viene riproposto ogni 18 anni con questa eclissi è che l'energia del sottosuolo sprigiona grande potenza. Quindi come il verme, il lombrico esce dalla tana,
o dalla nuda terra, così l'energia compressa in madre terra esce in turbolenza. Ed è per questo che dobbiamo prepararci ai terremoti, ma per accompagnare madre terra nel parto, senza paura, perché la terra tremerà potentemente dopo questa eclissi. Io vi avevo detto, dopo febbraio nulla sarà più come prima, perché con l'equinozio di primavera tutto cambierà e accadranno delle cose. Questa eclissi poi ci mette davanti allo specchio e ci mette di fronte alla domanda esistenziale: chi siamo? Cosa vogliamo veramente? È il momento di fare scelte determinanti, è il momento di chiudere quei cicli karmici e di aprirne nuovi, nuove persone appariranno nella nostra vita se faremo pulizia con il vecchio. E questa luna piena ci fa interrogare nel profondo e ci fa cambiare dentro, nel profondo, nel sottosuolo della nostra anima, proprio come al centro di Madre Terra, al centro del nostro cuore, perché questo è sia globale che individuale, come vi dicevo all'inizio. Questa eclissi e questa luna del 24 e 25 marzo metterà la parola fine alle relazioni, lavori, professioni, tutto ciò che non ci appartiene più e non ci consente di evolvere. Ci spingerà a fare cambiamenti esistenziali, ad eliminare o illuminare le relazioni, il lavoro, la professione, qualsiasi cosa facciamo che non è più funzionale alla missione, perché in questo momento non possiamo più dire no alla missione, non possiamo più dire alla missione aspetta, non sono pronta. È il momento di compiere e adempiere la nostra missione. Ve l'ho detto, l'intensità dei prossimi 5 anni sarà scioccante, risveglierà molte persone che prima non vedevano, che io ironicamente chiamo babbane o dormienti, perché non ci sarà modo di dormire, ci scuoteranno nel profondo. Quindi, molti che sono ancora immersi nelle proprie vite, nel sistema per la sopravvivenza o nel proprio orticello, saranno costretti a guardarsi oltre, a guardarsi fuori. Saranno costretti a ritornare alla natura. Infatti è ritornata l'importanza di stare nella natura, fare lunghe passeggiate, ballare con la musica all'aperto, fare cerchi di luce, abbracciare gli alberi. Questo è tornato. Perché? Perché le basse frequenze delle notizie, dei media che ci hanno affossato e ci hanno creato paura, hanno anche svegliato qualcuno che ha compreso che siamo nella menzogna e nell'inganno. E soprattutto c'è un'accelerazione, vi ricordate, vi ho parlato di Plutone. Quindi la chiamata ora la sentiamo tutti. Sta a noi dire sì alla chiamata. Questo è il momento di dire sì, ci sono, conta su di me alla missione. Questo è il momento che, nonostante il caos che avverrà, vivremo momenti d'oro ed estasi potenti come le personificazioni solari, perché i solari ci stanno aiutando in questo momento e ci hanno promesso una Pasqua importante, una Pasqua di benedizione, una Pasqua di resurrezione nel vero senso della parola, individuale, dove il Cristo interiore, il nostro Cristo interiore risorge, dove possiamo veramente sentire le chiamate e dire sì, eccomi, sono qui. Questo è il momento dove il Cristo ci chiama per nome e ti dice: io ti conosco, ti chiamo per nome perché tu mi appartieni, ma non in senso di possesso, in senso di amore, di liberazione dalla menzogna e dalla Matrix. Facciamo nascere il nostro Cristo interiore, risvegliamoci alla missione, allo scopo della nostra vita, altrimenti tutto è inutile. Che senso ha una vita che non abbia uno scopo? E questo verrà potenziato adesso. Questo è il momento per coloro che risponderanno alla chiamata. Io l'ho già fatto 30 anni fa, ma lo continuo a rinnovare il mio sì. E ancora rinnovo il mio sì a Dio Padre Madre Adonai, al sole, al proposito solare di un nuovo mondo, una nuova terra, una nuova civiltà solare. Ma siamo ancora nella dualità, tuttavia. Dobbiamo realizzare l'unità sacra in noi, perché è il primo scopo primario per salvare l'umanità, questa unità. Ve l'ho detto, ascoltate il messaggio della Madre Sofia, la Madre Primordiale, che parla dell'unità sacra, che ho da poco pubblicato sul canale, perché la Madre dice di realizzare in noi quell'unità di maschile e femminile, l'androgenia perfetta. La luce è amplificata sul pianeta, il Sole sta emettendo raggi gamma potentissimi, le tempeste solari, tutto in accelerazione. Vedete, il bene è silenzioso.
fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Ed è così. La luce, il bene è silenzioso e la foresta che cresce per intenderci, mentre il male è rumoroso come un albero che cade, cercando di spaventare. Ma il bene sono tanti anni che si sta muovendo silenziosamente, ci sta risvegliando, ci sta cambiando. Il sistema sta crollando, la schiavitù sta finendo. Ma è tutto graduale. Le gerarchie stanno saltando. Il nostro DNA si sta risvegliando, riattivando. Il nostro DNA cristico verrà riattivato. È graduale, ma per far salire sulle arche della salvezza più anime possibili, tutto questo è amplificato ora. E tanti di noi sono chiamati a costruire queste arche. Un giorno mi dissero: Lucia, costruiscimi l'arca della luce. Ma io non comprendevo. Pensavo a un'arca di legno come quella di Noè, o un'arca, non lo so, di un luogo fisico dove accogliere le persone in salvo nel caos che avverrà, nella distruzione che ci sarà. No, mi dissero i maestri solari, l'arca di luce sei tu, il tuo compito è l'arca della luce. Quindi quanti di voi che sono all'ascolto sono delle arche e non lo sanno? Perché conducono le persone, le anime alla salvezza, al risveglio? E mentre i media cercano di spaventarci? Certo, perché la guerra è imperversa, c'è già. Solo perché non è sotto il nostro sederino, al caldo, non vuol dire che la guerra non stia creando grande dolore, sofferenza, la morte dei bambini, che tornerà indietro come un boomerang in Occidente, indifferente alla morte dei bambini in Oriente. Dopo quel 7 ottobre, che cosa è successo? Ve lo siete chiesti? Ebbene, preparatevi, ma non spaventatevi, perché anche se i media ci proveranno di nuovo a spaventarci, ora noi siamo preparati, siamo stati preparati, ci siamo risvegliati, vi siete risvegliati, le informazioni arrivano direttamente dalla fonte, non più attraverso i media corrotti. E anche se ci censurano, se censurano YouTube e Facebook, noi abbiamo l'informazione diretta dalle fonti, i solari, dalla fonte dell'assoluto, continuano a donare codici di aiuto, codici alfanumerici che altro non sono che la decodifica della luce per aiutarci. E l'umanità sempre più si sta risvegliando e unendo. E dal 2025 sarà tutto più chiaro e trasparente. Ma questi 2 anni, il 24 e il 25, saranno molto duri. Non dobbiamo essere degli struzzi e nascondere la testa sotto la sabbia e dire non accadrà niente. Anche se non accadrà nel nostro orticello, sta accadendo nel mondo. La guerra, le catastrofi naturali, caos, distruzione e cambiamento fanno parte di questi 2 anni, dell'anno di Saturno e dell'anno di Marte. Marte, sangue, guerra. Ma vi ricordate, io ho fatto una live all'inizio dell'anno, il diavolo ha un complotto, Dio ha un piano, andate a prendere quella live in cui io parlo chiaramente del 2024, di quello che accadrà, del vento del cambiamento, del vento di Saturno che scoperchierà il vaso di Pandora, il coperchio delle pentole, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, quindi ho intitolato quella live in questo modo, segnatevi il titolo, andatevela a cercare, sul canale la trovate nelle live, nelle interviste. Il diavolo ha un complotto, Dio ha un piano, sul nostro canale Le Ali del Bruco, non a caso, visto che siamo in tema di equinozio, della luna del bruco e del verme e dell'ombrico. Se voleremo alti, non saremo toccati dal vento del cambiamento di Saturno. Vi ho parlato dell'aquila, che sfrutta la corrente ascensionale della tempesta e la cavalca come un surfista, non ne ha paura, la vede arrivare ed è preparata come noi. E questo 2024, che è un anno cruciale, può essere o il più difficile e distruttivo della nostra vita o l'opportunità unica dei guerrieri della luce di evolvere e di splendere. E allora, buon nuovo anno astrologico nel infuocato Ariete. Buon nuovo anno dopo l'equinozio di primavera e buone eclissi. Attraversiamo insieme il corridoio delle eclissi, uniti. E luce sia. Om Shanti Om. E così sia, e così è, e così sarà. Amen.